In Valpolicella, a Verona, esiste una strana matriosca. In un posto lontano, dentro una ricca provincia, dentro un paese di marmo, c'è una bella casa con dentro un piccolo studio. Ci lavora nel silenzio uno dei fumettisti più conosciuti al mondo. All'anagrafe risulta Maurilio Manara, ma tutti lo chiamano Mille. Da 40 anni è il maestro indiscusso del disegno erotico, e non solo. In questo periodo è molto occupato. Attorno a dei balloon ancora vuoti, che saranno riempiti dal gran paroliere Alejandro Jodorowsky, sta dipingendo i personaggi dell'ultimo volume di una trilogia dedicata alla storia del Borgia. Si dice che dentro un grande artista si nasconda sempre il genio di un grande autore. Ma chi può esserci ancora dentro Milo Manara? Penso che la prima formazione mia derivi proprio dalla storia dell'arte in generale, insomma, rifacendomi a modelli altissimi ovviamente, ma che sono tipo Botticelli oppure Raffaello, cioè questi, sì, mi accontentavo di poco, insomma. Poi invece da quando ho cominciato a fare i fumetti, ma quindi in anni molto posteriori, perché io ho cominciato a fare i fumetti intorno ai 20-25 anni, allora ho cominciato anche a conoscerli i fumetti e a individuare i miei maestri, che sono primo fra tutti Hugo Pratt. Fuori dal campo dei fumetti ho avuto un altro grande maestro, in senso proprio anche rinascimentale, diciamo, nel senso che ci ho lavorato insieme, ho lavorato un po' alla sua bottega, ed è Fellini. Maestro di cinema che mi ha sempre influenzato da molto prima di conoscerlo, e poi naturalmente quando l'ho conosciuto e abbiamo cominciato a lavorare insieme è stata una delle scuole più importanti per me. Pratt e Fellini, giocolieri dell'immagine, anche loro sono passati da qui, nello studio dell'alchimista, dove le tracce del sogno si trasformano in disegno. Qui dentro, in questa bottega d'artista rinascimentale, affollata di senso e scienza, di oggetti, colori, strumenti, sono nati capolavori a fumetti dell'eros e dell'avventura, viaggi in mondi irraggiungibili, compiuti tra le mura di una stanza macchina del tempo. Per partire, a Maurilio, detto Milo, basta la stessa valigia di sempre, ingegno e fantasia. Ma nei viaggi e nell'arte di Manara, quanto conta il nesso genio e sregolatezza? Intanto già non sono proprio sicuro che si possa parlare di arte. Parlando di fumetto, se si tratta di arte, è un'arte molto sui generis, non è imparentabile all'arte figurativa normale. Ma comunque, a parte quello, direi che il tutto, sia il genio che la sregolatezza, avviene nella testa. In realtà non è che sono sregolato di testa, non so quanto geniale, ma insomma. E ormai da diversi anni diciamo che conduco una vita piuttosto regolare, insomma, per niente sregolata. Però ho vissuto anche la mia parte, insomma, prima di un certo periodo direi che mi sono privato di pochissime cose, ecco. Chissà quante donne ha conosciuto Manara, di certo ne ha raffigurate a centinaia, vestite, nude, sempre sensuali. Eppure dietro tanti corpi e volti sembra esserci la stessa persona, lo stesso sguardo, frammenti dispersi di una visione unica, forse un'unica donna. La ritroviamo nel gioco come nelle avventure di Giuseppe Bergman, nei luoghi più frequentati da chi fumetti li divora. Molto spesso si tratta proprio di archetipi, cioè in questo senso per esempio il fumetto potrebbe anche essere imparentato un pochino con la commedia dell'arte. Essendo privo il fumetto della colonna sonora, del movimento, eccetera, è chiaro che deve ricorrere per le caratterizzazioni dei personaggi a una caratterizzazione soprattutto visiva, anzi esclusivamente direi visiva, insomma. Allora nel caso della Bella come personaggio si ricorre appunto all'archetipo della Bella, insomma, per cui è molto probabile che ogni volta sia sempre lo stesso archetipo, ecco, a meno che non ci siano delle esigenze particolari. Corrisponde un pochino, anche se si vuole, a tutto il pantheon delle divinità greche, poi c'è la Venere, c'è la Giunone, e poi c'è Marte, c'è Giove. Sono loro, le Veneri di Milo, le protagoniste di un erotismo sui generis,
che Manara stesso definisce sereno, terapeutico e liberatorio, libero dal pathos e dal senso del tragico. Normalmente preferisco non mescolare Eros e Thanatos, come si suol dire, insomma, cosa che invece vedo che si fa molto spesso sia nel fumetto che al cinema, quasi come se per nobilitare un po' la parte erotica ci fosse bisogno anche di metterci la parte tragica o inquietante, insomma. Per me l'erotismo basta e avanza, nel senso che è un argomento e un clima più che sufficiente per giustificare una storia, insomma. Dopotutto l'erotismo è veramente uno dei luoghi più importanti di tutta l'umanità, insomma. Dopotutto, appunto, se noi abbiamo una possibilità di farcela come genere umano, non è certo sul piano individuale, ma casomai come genere, appunto come specie, diciamo così. E la continuità della specie è garantita solo dall'erotismo, non c'è nient'altro al mondo che possa garantirla. A mantenere viva l'immaginazione possono bastare anche matite e pennelli di un abile fumettista. Le sue tavole, che da anni nutrono le fantasie, erotiche e non, di tanti lettori, sono sempre ricche di sensazioni. Anche ora in cucina c'è in forno qualcosa. Altre storie, altri colori, rumori di cavalli e vociare di persone. La valigia è pronta, un altro viaggio di Milo sta per cominciare.